La città metropolitana credo che possa essere un'occasione amministrativa molto importante per la città di Milano e per i comuni limitrofi. Da questo punto di vista credo che la città metropolitana segua un po' quella che è di fatto invece già l'esperienza della Camera di Commercio, che non si limita, la cui competenza ovviamente non si limita al territorio comunale, ma abbraccia anche tutti i comuni della provincia. Quindi noi ci siamo già un po' abituati, stiamo già operando con la città metropolitana. Il fatto che lo faccia anche il comune, l'amministrazione che insiste sul territorio, può essere un elemento importante nella misura in cui vi è un governo del territorio più ampio e maggiormente coordinato. Credo che questa possa essere un'occasione non solo per il tema probabilmente delle infrastrutture, ma anche proprio per il tema delle politiche, penso alle politiche più in generale, della mobilità, del trasporto delle merci e quant'altro, che senz'altro possono interessare il sistema delle imprese. Va da sé quindi che noi vediamo ogni Camera di Commercio di Milano è da lungo tempo impegnata sul agevolare il sistema delle imprese attraverso semplificazione, attraverso la digitalizzazione delle pratiche e quant'altro. E quindi non possiamo che vedere di buon occhio il fatto che appunto un'unica amministrazione possa in qualche modo semplificare, rendere unico il contesto di riferimento amministrativo delle imprese e più in generale del governo del territorio, entro cui poi le imprese si vanno a collocare. Io credo che ci debba essere una forte alleanza fra l'area metropolitana, cioè il governo dell'area metropolitana e la Camera di Commercio su un tema poi importante che a noi sta particolarmente a cuore, che è quello dello sviluppo economico. Io credo inoltre che l'area metropolitana possa rappresentare un vantaggio importante anche dal punto di vista dello sportello unico per le imprese, nel senso che la gestione dello sportello unico affidata attualmente ai diversi comuni della provincia, in alcuni casi affidata a Camera di Commercio, in altri viene svolto in autonomia dai comuni, spesso volentieri con logiche o procedure diverse. Il fatto di avere un'unica entità e un unico governo deve consentire di far sì che il contesto sia uniforme. Questo ovviamente deve agevolare appunto il percorso del sistema imprenditoriale. Da questo punto di vista Camera di Commercio di Milano ha la più ampia disponibilità di collaborazione con il governo poi dell'area metropolitana, così già come adesso ce l'ha con il Comune di Milano e gli altri comuni.